Il nostro è un progetto molto semplice, dopo tante attività, con tanti percorsi formativi, con tanti corsi, abbiamo voluto tradurre questo nostro impegno in tutti questi anni in un qualcosa di scritto che resti nel tempo. Ed è un qualcosa di scritto legato a cinque incontri monotematici che dovremmo avere, dico dovremmo perché sappiamo che su di noi incombe il virus, dovremmo avere tra novembre e dicembre. I cinque docenti, nostri vecchi collaboratori che hanno, come dire, composto i singoli testi, hanno aderito con entusiasmo a questo tipo di iniziativa. Naturalmente nella nostra, diciamo così, pubblicazione, che rivista non è, perché valuteremo come e se proseguire questo tipo di iniziativa. Questo volume troviamo sostanzialmente, come dire, tre riviste in una. Troviamo un raggruppamento, una parte iniziale, le lezioni, con cinque saggi che spaziano dalla Scapigliatura alla, diciamo così, alla letteratura del Trecento, al Cortigiano di Baldassare Castiglione, alla letteratura che sta attorno alla città di Trieste, diciamo così, al mito d'Orfeo e via discorrendo. Una seconda parte, la cui titolazione è appunto Racconti, un racconto pubblicato 20 anni fa, molto interessante, ambientato 2 secoli fa nel New England, nella Nuova Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, e un racconto più breve invece ambientato qui da noi, all'interno della Biblioteca Olivieriana, e alla fine, in chiusura, come dicevo prima, la intervista al rettore Calcagnini. Questa pubblicazione è possibile trovarla in tutte le librerie della città. È possibile naturalmente trovarla da noi, cioè alla sede dell'Università dell'Età Libera, e naturalmente anche, come dire, telefonando, si può, come dire, si possono prenotare delle copie e si possono averle. In alcuni casi, quando è facile raggiungere la persona che richiede la pubblicazione, magari gliela possiamo portare anche a mano, diciamo così.